Uè, ragazzi, e bentornati! Ricordate che la Epic doveva sistemare le ricompense alla fine di Montespago? Cosa significa ciò? Che è stato promesso che alle missioni oltre al livello 100 veniva incrementata appunto la ricompensa finale. Finalmente abbiamo delle notizie a riguardo. Abbiamo ricevuto il nostro blog che ci informa su quello che succederà e adesso andremo a leggerlo insieme. Volevamo evidenziare alcune modifiche che stanno arrivando alla fine di Montespago nell'aggiornamento 10.30. Le missioni sopra il 100 difficoltà 4 giocatori riceveranno un buff di ricompensa. Le pure gocce di pioggia riceveranno un aumento del 25%. Per le missioni al 140 non difficoltà di 4 giocatori. Ad esempio, se prima in una missione normale ci ricompensavano con 64 pura goccia di pioggia, ne guadagneremo 80. Però attenzione, questo vale sulle missioni non a 4 giocatori. Le missioni a livello 140 hanno ricevuto un ulteriore aumento della ricompensa in aggiunta al miglioramento generale del drop del materiale evolutivo. Ci fanno capire il tutto con un esempio. Una missione a 4 giocatori che avrebbe premiato 168 pure gocce di pioggia in una zona 108 prima dell'aggiornamento 10.30, ora ricompenserà con 256 pure gocce di pioggia. Una missione a 4 giocatori che avrebbe premiato 168 pure gocce di pioggia in una zona al 140 prima dell'aggiornamento 10.30, perché infatti prima fare le missioni a livello 108 o farle al 140 era identico, ora ricompenseranno con 320 gocce di pioggia. Nota però, questi sono solo esempi ovviamente, potresti trovarti a guadagnare più o meno di questi esempi, a seconda di quanti badge guadagni durante una missione. Infatti, per chi non lo sapesse, le missioni sono dotate di distintivi e premi appunto per la missione. Guadagnare badge aumenta la quantità di premi che guadagni. Quando guadagni un badge per completare un obiettivo bonus, come trova un atlante rapidamente o badge per il combattimento, costruzione e utilità, aumenti la quantità totale di ricompense che guadagnerai dopo aver completato con successo la missione. I valori di questi badge sono diversi da una missione all'altra e variano in base alla durata, alla difficoltà e all'intensità delle risorse. I livelli del forziere alla fine della missione riflettono approssimativamente questo, ma anche la barra che viene riempita in fondo è importante. Ad esempio, c'è una differenza nella quantità di premi ricevuta tra una cassa di livello 3 con una barra vuota e una cassa di livello 3 con la barra quasi piena, quasi ad arrivare alla cassa di livello 4, per intenderci. Se vuoi ricevere le ricompense massime da una singola missione, assicurati di guadagnare quei badge. Quindi, cosa ci fa capire questo? Che le missioni vanno affrontate. Fare una missione comunque, sì, AFK con la build del costruttore che fa tutto lui, ci farà risparmiare le risorse, però ovviamente facendo ciò non potremo ottenere il combattimento, l'utilità, completeremo solamente magari il trovare il pallone velocemente, la costruzione ancora, ma le altre ricompense rimarranno a zero se facciamo questa build AFK. Giocando le missioni, invece combattendo, craftando e in base comunque alla difficoltà della missione, verremo premiati in base alla ricompensa finale o al punteggio finale. Questo è un passo molto importante, vi ricordo che stiamo aspettando questo aggiornamento ormai da tantissimo. Sinceramente non ci resta che aspettare novità dalla Epic o aspettare direttamente questo update. Comunque, a quanto ho capito, le missioni al 140, poi, per esempio, la pura goccia di pioggia dovrebbe pagare veramente, veramente bene. Se ricompenserà con 320 gocce di pioggia, se diciamo il bottino è di livello medio, facciamo che possiamo arrivare anche a 400 gocce di pioggia a partita, che non è male, raga, 400 gocce di pioggia comunque sono due armi da portare al 130, dal livello 1 al 130. Ottimo, non vedo l'ora che implementino questo aggiornamento. Un altro post invece dalla Epic ci spiega la situazione delle strutture a Montespago. Volevamo cogliere l'occasione per immergerci un po' di più e spiegare le sfide che dobbiamo affrontare per costruire limiti nelle difese delle case basi. Con un gioco in continua espansione come Fortnite, è una battaglia continua per gestire le prestazioni tecniche del gioco. I limiti di strutture nelle case basi sono una di quelle precauzioni che prendiamo per aiutare a mantenere le prestazioni in un buono stato su tutte le piattaforme. Tutti i clienti di gioco sono limitati nella memoria e aumentando il limite di generazione si aggraverebbe la pressione della memoria, portando ad un aumento degli arresti anomali della memoria. Stiamo già effettuando molte simulazioni nei sistemi di gioco per gestire il budget della memoria. Basi più grandi richiedono tempi di caricamento più lunghi, aumentando l'attesa per entrare nella zona. Una volta nella zona, la complessità di base trascina quasi tutti i sistemi, influenza il rendering, l'individuazione dei percorsi di intelligenza artificiale, perciò la strada che faranno gli zombie, la simulazione di combattimento e altro ancora. Per esempio, tipo la nube della trappola a gas, tipo le palle delle bordate, sono tutte informazioni che comunque il gioco deve elaborare. Mentre il costo di archiviazione effettivo è minimo, il caricamento e il salvataggio di basi di grandi dimensioni comporta anche un costo in termini di prestazioni sui nostri server back-end. Deve ridimensionarsi a
milioni di giocatori, quindi immaginate. Queste basi implicano una grande quantità di tempo e creatività del giocatore. Prendiamo sul serio tale investimento e cerchiamo sempre di ridurre al minimo i rischi per tali dati. Non siamo ancora soddisfatti delle attuali prestazioni del gioco su tutte le piattaforme. Esistono diverse meccaniche di gioco su cui vogliamo apportare miglioramenti e sono attualmente in fase di revisione su ulteriori ottimizzazioni, come ad esempio la scomparsa dei materiali che droppano i nemici nel tempo, quindi per esempio con un timer, diciamo. Ok, e dopo avervi spiegato questo trafiletto, vi spiego anche che comunque col nuovo aggiornamento che faranno nella patch 10.30 le strutture andranno benissimo. Capisco che ora qualcuno faccia fatica perché sono un po' buggati, devono ricostruirli eccetera eccetera, ma dopo la patch 10.30 in teoria io ho già buildato tutto, comunque mi avanzano un 60-70 strutture e comunque devo ancora ottimizzare i tappezzamenti antistreghe, quindi qualche pezzo ancora lo dovrò mettere qua e là, comunque quelle sono cose che andranno viste piano piano. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi è il Twitter lanciato da HiFireMonkey sul suo Twitter. Se non vi piacciono gli spoiler, vi consiglio raga comunque di chiudere il video adesso e magari ci vediamo domani. Per chi invece vorrebbe sapere qualche spoiler, continuate pure a guardare il video. Infatti HiFireMonkey sul suo Twitter ha lanciato dei tweet riguardanti Salva il Mondo e delle future armi che verranno sviluppate. Infatti abbiamo il nuovo Storm King set, che è interessantissimo. Lo Storm King sarebbe il re della tempesta e quindi ci sarà un set apposta per il re della tempesta. Un lanciarazzi, una spada, una pistola, un assalto e un martello, quindi fantastico. Del set Boombox invece abbiamo ancora bisogno comunque del lanciatore, anche lì il martello, uno shotgun aggiuntivo e un esplosivo lanciatore. E poi ci sono dei leak per quanto riguarda anche un black metal set e avrà una R a colpo singolo, un esplosivo anche lì, una pistola, sempre un pompa, un cecchino e poi ascia, falce e spada e una lancia penetrante. Poi su altro ci elenca un nome interessantissimo che è Teddy macchina da scrivere e un martello idraulico, ma il martello idraulico mi sembra che già ce l'avevamo. Ok, comunque vi ricordo che sono dei leak, quindi in quanto leaks non sono comunque attendibili al 100%. Però comunque HiFireMonkey non sbaglia mai raga, diciamoci la verità. Io per oggi vi lascio con queste notizie, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, un po' particolare, un po' diverso dal solito. Noi ci vediamo domani, bella bella!